Ragazzi, buon voto dei e bentornati, incredibile, nella nostra avventura pazzesca e assurda nel pazzesco e assurdo mondo di Palworld. Incredibile, oggi su Palworld elimineremo questa creatura erbosa. Allora, ho fatto delle piccole modifiche sus. Allora, prima cosa, ho fatto un po' di proiettili sus, perché è vero che è d'erba, io giustamente ho pensato, erba, rimetto continuamente lo status di fuoco, pensando di fargli male, ma poi rivedendomi pure il video, io gli ho messo lo status con tipo 300-200 frecce, gli ho messo lo status 3 volte, quindi non mi ha premiato molto il gioco, capito, no? Se avessi usato la pistola, anche questa scrausa, come diceva quel ragazzo, l'avrei ammazzata. Sicuramente ho fatto un po' di proiettili e glieli spareremo in testa a quella infame. Poi, ho fatto un'altra cosa sus. Ho fatto l'altra pistola, questa dovrebbe essere la pistola evoluta, la pistola 2.0. Però ho solo 8 proiettili, perché giustamente, complimenti Palworld, i proiettili per la pistola scrausa non vanno d'accordo per quelli della pistola vera. Dovrò mettermi a farmare un sacco di polvere da sparo perché l'ho finita. E poi ho fatto 2 bombe che gli tireremo in testa a questa infame, perché deve soffrire. Poi, oltre ad aver costruito un po' di armi sus, siamo più o meno sempre lo stesso livello, siamo livello 33. Poi ho trovato, casualmente, in un'invasione della base off camera, un pack che non avevo, che è molto figo, infatti l'ho messo subito a lavorare qua. Questo qui è fichissimo lui. Incinerem produce una marea di ferro, e questo è molto molto buono. Se ce l'avessi avuto al 30 probabilmente l'avrei portato contro questa creatura. Però il lato positivo è che, come faccio vedere il palli squadra, ho portato Megumin al 30, nell'altro video era al 29, e ha imparato una mossa assurda. Ha imparato fiamma ultraterrena, che secondo me potrebbe essere giusto. L'unico problema è che mi sono accorto adesso con voi che è oscurità e non è fuoco, quindi cavolo. Però insomma spero li faccia lo stesso male, perché altrimenti avrei dovuto mettermi a farmare tutti i pali per portarli al 30. Però avete visto che Megumin fa veramente tanto danno, quindi secondo me una Megumin al 30 con tanti proiettili potremo mettere a poco quella lì. Ovviamente abbiamo sempre Shota, immancabile Shota. E poi abbiamo Sekiro, abbiamo Astolfo che me la tengo più che altro come backup healing. E poi abbiamo Artiglio che ho scoperto avere tutti attacchi di fuoco. L'unico problema è che lui è 25, quindi lei me l'ho proprio sciotta, capito? Però magari riesce a dare un colpetto sus che non è male. Per il resto l'armatura è sempre uguale, scudo sempre uguale, le armi ve l'ho fatte vedere. Poi ho messo a lavorare quello, ho fatto i proiettili. Qui ho fatto le piccole modifiche sus, ho messo 2 terme in più. Infatti il nostro Neko si sta riposando un po'. Ho anche il moschetto. Potremmo provare in realtà moschetta e pistola. Qui abbiamo fatto un po' di lingottini sus, ho fatto una fornace in più. L'altra modifica sus che ho fatto, poi apriamo le uova tranquilli, a parte aver messo un po' di lucette sus in più, è stato cambiare la mentalità della base. Perché? Allora, a livello di legna e pietra noi ne abbiamo una quantità proprio infinita, più di 4000 unità. Quindi ho detto, a noi cosa ci manca? Il ferro. Quindi che ho fatto? Ho farmato un po' di ferro off camera con la nostra bellissima romana e ho costruito un'altra miniera di ferro e ho messo a lavorare tutti i pal qui. E poi qui ci costruiremo l'ultimo oggetto, che spero di riuscire a fare in questo video incredibile, forse ci riusciamo, per portare finalmente la base a livello 14, perché non portiamo sulla base da una vita. Fabbrica per la produzione in serie di sfere pal, che secondo me posso fare, fa un po' vedere, 19 chiodi. Ecco, mettiamo a produrre un po' di chiodini sus. Quindi secondo me potrebbe essere un episodio molto simpatico. E questo panda sta avendo un attacco di cuore. No, si è ripreso, meno male. Allora, prima cosa vorrei aprire queste uova sus, che ho aspettato proprio voi per aprirle. Abbiamo 3 uova verdi e magari troviamo qualcosa di sus. Vai, primo uovo. Abbiamo trovato una brisla, niente di che. Secondo uovo, un'ape, vabbè, niente di straordinario. Questo, l'ape regina, vabbè, quindi io partirei cattivi con Megumin. Cerchiamo di fare il più danno possibile e vediamo come va. Ragazza mia, adesso sono carico. L'altra volta, vabbè, la prima volta ti ho fatto vincere. Per 2 volte, Però oggi andrete giù te e la tua waifu. Ma io mi chiedo, ma tutti gli allenatori di palla in questo gioco sono delle gnagne incredibili? Lo vedremo. Vai. Incredibile, mettiamo subito Megumin, incredibile. Allora, voglio istantaneamente mettermi l'armatura, sus. Ok, e adesso si parte, ragazzi, cattivissimo. Ok, cerchiamo di schivare un po' di colpi. Vai, Shota. Ah, mi ha avvelenato? No, mi ha avvelenato, sì. Infame. Voglio provare il moschetto, eh? Allora, proviamo la bomba, vai. È dura, eh?
benissimo. Scappa, scappa, via, via. Ok, facciamo un attimo ricrescere lo scudo perché... No, 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 via, via, via. Ok. Con calma, ragazzi, siamo a metà vita. Ok. Ma sta cosa che scrive in avanti non è che l'ho capita molto comunque, eh. Quei semini, guarda, sono il male. No, no, non mi avvelenare. Ai ai ai. No, 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 no. Ok, con calma, ragazzi. Vai artiglio! E tutti noi artiglio, vai, 25! Vai artiglio, vai! Soffi tutti i proiettili! Vai, vai, vai! Artiglio, vai! 30 secondi, vai artiglio! La mano più forte del gioco, incredibile, vai! Mamma mia! Mamma mia, ragdollati fino alla morte, infame, infame, te i tuoi piedini erbosi, mamma mia, mamma mia ragazzi, è stata un'esperienza mistica, che fatica ragazzi, MVP artiglio totale, chi ci aveva pensato che lui volava e quindi non veniva beccato dai semini, difficile questa è stata, però... Ve l'avevo detto che andava giusta in fame, eh? Io direi di tornare alla base alla velocità della luce, però, mamma mia. Ah, mi segna la prossima torre? Beh, adesso per un po', ragazzi... Ah, no, me le segna tutte. Ragazzi, per un po', torri basta, però sono contento che questa infame andrà giù, mamma mia. Io le bombe non l'ho capite, ragazzi. Avete visto che io ho tirato due bombe, io non so quelle bombe che fine abbiano fatto. I proiettili, ragazzi, abbiamo finiti proprio, malamente, eh? Ve lo dico. Questo mi incuriosisce, anello per i pacifisti. Chi lo porta non può far scendere sotto uno la salute del bersaglio. Questo, secondo me, è tipo fatto apposta per catturare i palle, lo sai? Questo mi piacerebbe farlo tantissimo. Cava di metallo 2. Ecco, appena ne ho fatte 2 all'1, mi pare giusto sbloccare quella al 2, sarebbe il colmo. Finalmente porterei la base a un livello successivo. Ah, beh, ma abbiamo un dinossom lassù. Artiglio veramente MVP, eh. Assoluto MVP della vita, proprio. Oh my god, ancora 30 di questi. Ah, cavolo, pensavo di averci lingua. Perché mi sono riparato, eh. Che possiamo fare intanto che si creano? Possiamo andare a catturare un po' di pal... Che dite, innevati? Oppure vogliamo andare a provare a catturare il drago? Perché a me incuriosisce tantissimo questo drago sus qua, l'Elfidran. Che dite, ci vogliamo provare a catturare il draghetto sus intanto che si fanno i lingottini? Che dite? Eccolo là il draghetto sus. Allora, quello lì mi incuriosisce veramente, veramente tanto. Secondo voi quanto danno li faremo? Non ne ho idea, quindi direi di fare un colpetto di fuoco. Vai. Beh, non è che gli facciamo granché, eh? Più che altro, sapete qual è la mia paura con questo draghetto sus? Che non lo posso catturare con le sfere palla azzurre. Però, intanto... Intanto gli abbiamo dato fuoco. Ho pensato io che fosse fortissimo, ma in realtà non lo è, eh? Ok, no, ritiro assolutamente quello che ho detto, ragazzi. Sembra fortino. Va bene, ha una mira eccezionale questo drago sus. Vabbè, intanto lo stiamo bruciando un pochino alla volta. Che non è male. Mazza, m'ha preso come, però, fai. Ma che carino! Mazza, credo abbia avuto dei problemi, eh? Ho visto. Tanto gentile, però, fa attacchi sus, io lo dico. Ah, mi ha dato fuoco, fantastico. Ah, ma è proprio un infame questo. Con calma, ragazzi, proveremo a catturarlo. Vedete che parte sta musica epica in continuazione. Ah, abbiamo fregato, mi sa. Abbiamo fregato. Abbiamo fregato il bimbo. Sì, basta stare a metà montagna e non ti può colpire, fantastico. Ragazzi, sono spawnati a caso quei tre lì. Guarda se non me lo ammazzano loro adesso. Ragazzi, aspetta un po' se posso fare sta provata. No! Colpite me, maledetti! Dai, c'ho 30 di vita, tu. Ragazzi, vi rendete conto che ha 30 di vita questo affare?
Cioè a 30 di vita, ragazzi, dai, non fa. Dai, ti prego, mamma mia. Molto bene. Questa credo sia una delle vittorie più fighe che abbia mai fatto in questo gioco, perché era letteralmente morto. Cioè questi infami me lo stavano colpendo nel momento in cui stava morendo, fino a ora erano stati fermi. Quindi l'idea che me lo ammazzavano, ragazzi, mi sta facendo veramente girare le palle, ve lo dico sinceramente, invece è andata bene. Molto molto bene. Oggi, ragazzi, episodio godoso, ve l'avevo detto, e si gode proprio al massimo. Molto molto bene. Allora, torniamo alla base, costruiamo quello, ragazzi, direi che l'episodio di oggi può finire qua. Bel episodio. I pali innevati, vabbè, ragazzi, tra il draghetto sus, le fox, insomma, le volpette innevate, penso vi siate divertiti di più a vedermi quasi morire contro questo affare. Comunque, ripeto, credo sia stata una delle mie catture più epiche di sempre, ve lo dico proprio col cuore in mano. Prendiamo gli ultimi di questi. Ah, molto molto bene. Tutto secondo i piani. Allora, voglio vedere il draghetto, perché il draghetto, ragazzi, mi sa che lo mettiamo in squadra fisso, ve lo dico. Secondo me questo draghetto sus potrebbe essere intrigante, eh. Fammi un po' vedere com'è. Ha due cose di oscurità, ok, non ha statistiche assurde. Secondo me lui potrebbe essere più forte di neve. 333, 285. Allora 30, beh, no, lei è ghiaccio. 324, 281. Io me lo vorrei mettere in squadra tantissimo lui, al posto di... E non lo so, perché noi praticamente abbiamo Astolfo, che è un healer, al posto di un tank, che non è male come idea. Però, sus, non so che mettere. Io mi sa che lo metto al posto di Shota, che dite? Così lo proviamo un po'. Fammi un po' vedere com'è sto draghetto sus. Vabbè, ma è bellissimo. È innocente proprio come sembra. Per questo non distingue il bene dal male e si lancia su... Oh, ma che dolcezza! È di una... È bellissimo. Ma lo possiamo cavalcare, secondo me, lui, lo sai, ragazzi? Secondo me esiste... Possiamo cavalcare Chillet, che è ancora una cosa che non ho mai comprato. Eccolo, sella per Elfidan, carino. Potremmo cavalcare anche lui. Possiamo cavalcare un sacco di palle, so io che sono sempre monotono, ragazzi, uso sempre gli stessi. Costruiamo finalmente questo affare. Lo mettiamo proprio così sus? Che dite? Come l'ho messo? Beh, più o meno ci sta. Vai. Costruiamo questo affare. Dai, ragazzi, sono contento. Bel episodio oggi, sono proprio contento. Mo off camera cercherò, prometto, per il prossimo episodio di farmi un po' di proiettili e quindi andare a farmare qualche dungeon sus. E prossimo episodio andiamo avanti, si torna a esplorare, ragazzi, eh. Ah, lui me le fa proprio in continuazione, quindi se io metto queste azzurre lui me le fa in continuazione. Tipo, che ne so, 5 di queste. È super sus questa cosa. Vabbè, ok, interessante. Portiamo sulla la nostra base assolutamente, finalmente. Potenziamento base. E dai, eh. Livello 14. Edifica fabbrica per la produzione in serie di armi. Quella edifica terme di lusso. Ce l'abbiamo le terme di lusso? Mi sa che le avevo sbloccate. Terme di lusso, 20 di cemento. Ok, va bene. Io metterei qualcun altro che è bravo a prendermi i minerali a questo punto. Quindi... Ah, per adesso ci metto neve, poi vediamo. Tanto dovremmo fare anche i lettini su più belli, però vabbè. Scusi, buon uomo, buongiorno. Ma se mi comprassi un po' di proiettili sus, quanti me ne fai? Però non conviene che mi compri proiettili, spreca i soldi così. Quasi quasi andrei dal mercante sus se ci vende dei pal sus, però me li vende all'uno e quello è il problema, capito? Non so se mi conviene spendere, non lo faccio, dai, non mi conviene. Che dite, gli spariamo un colpo di moschetto in testa? Mi è venuta un attimo un'idea, scusate, ma io non credo si possa fare questa cosa. Lo stavo per ammazzare con un colpo di moschetto in testa, però mi è venuta un attimo una curiosità. Posso catturare gli umani? What? Allora, ho appena avuto un flashback di un commento che un ragazzo mi scrisse durante il terzo episodio, all'inizio della run, no? Mi scrisse dopo che avevo fatto la battuta che avevo ammazzato un mercante con un colpo in testa. E lui tipo mi scrisse: ma sei sicuro che l'unica cosa che puoi fare con i mercanti è ammazzarli? Vendono cose utili. Io giustamente gli risposi: sì, vendeva cose utili, però sai, non c'avevo soldi, volevo fare la gag. Ma lui secondo me intendeva che li potevo catturare. Quindi io sono arrivato all'episodio 12 della run senza sapere che potevo catturare gli umani. Non ci posso credere, posso catturare gli umani. Cioè, quindi posso catturare pure quelli che sparano. Va bene, direi di concludere l'episodio con questo cliffhanger sus, che si possono catturare gli umani su Palur. Probabilmente voi lo saprete dall'inizio, io l'ho scoperto adesso nel 12esimo episodio. Direi che è una conclusione perfetta per questo episodio godoso, ragazzi. Quindi ragazzi, che il godo sia con voi. Prossimo episodio tornerà l'esplorazione sus. Io mi devo ricordare di farmare un po' di proiettili. Per un po' le palestre no, perché secondo me già questa stavamo al limite. Secondo me se non saliamo almeno a 40 le prossime palestre proprio ce le sogniamo. Ah giusto, non ho speso i punti. Vabbè, spendiamo pure i punti, così facciamo proprio un episodio sus completo. Facciamo l'anello. Io voglio fare l'anello della pietà, perché secondo me potrebbe essere la roba definitiva per farmare i palle. E l'hanno messo con l'aggiornamento del raid, tra l'altro. Quindi proviamo a lanciare sfera a colpo, sì, una botta di vita, top.
possiamo catturare i pal da lontano. Che dite, ci facciamo qualche cavalcato? Facciamo questa qui per lui. Balestra avvelenata potrebbe essere simpatica. Balestra incendiaria. Top. Ragazzi, io direi che questo episodio può finire qua. Che cosa siamo noi? Ci vediamo al prossimo video per tante nuove novità su Palworld. E io vado a registrare il The Ring e poi Project Playtime. Quindi ci vediamo al prossimo episodio.